Giorgio, qui si parla di educare i giovani alla sconfitta, però poi c'è un Bari che deve obbligatoriamente vincere per salvare la categoria. Beh, un Bari che secondo me, se mette dentro tutto quello che ha, può, non dico tranquillamente, ma se la può giocare alla grande, perché se mettiamo sulla bilancia i valori delle due squadre, io direi che il Bari è molto più favorito. Magari, ecco, loro in questo momento, devo dire la mia proprio, hanno un allenatore vero. Cosa ti preoccupa di più di questo Bari in vista di giovedì? Mi preoccupa la forza di gruppo, perché a Bari è venuto a mancare proprio lo spirito combattivo di chi è unito e di chi vuole far bene. Addirittura durante le sconfitte, ecco, proprio oggi parlavamo di questo argomento, ecco, potevano gestire meglio le sconfitte, magari proprio da lì ripartire per essere ancora più forti. Bandiera storica, Giorgio, cosa diresti a questi calciatori, a questa squadra in vista di una partita così importante? Io direi che possono farcela, perché presi uno a uno sono veramente calciatori d'esperienza e calciatori che comunque giocano da tanti anni. Datevi da fare, perché veramente potete farcela. Io me lo auguro di cuore. Dopo, ho visto la partita giovedì scorso, dove sono molto rammaricato dal risultato, perché penalizza tantissimo il Bari. Però nel calcio tutto è possibile, anche perché poi il calcio dà la possibilità di poter ridare un verdetto al contrario di quello che uno possa pensare. Io mi auguro che giovedì sia una festa importante per il Bari, ma specialmente per la città e per i tifosi del Bari.